conoscere il modello di inclusione della scuola italiana attraverso l'osservazione sul campo e metterlo a confronto con il modello di integrazione del sistema scolastico tedesco. Con questo obiettivo, nell'ambito del progetto di mobilità Erasmus Plus Models of Inclusion, una delegazione di 10 studenti e 4 docenti dell'istituto BSZ di Kelheim in Germania ha trascorso circa 10 giorni ospite all'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia. Un'attività di short term, quindi i ragazzi, in questo caso che vengono dalla Germania, stanno qui per almeno 10 giorni. E il progetto che abbiamo organizzato è l'inclusione, perché l'inclusione in Germania non è ancora così importante e trattata come invece nel sistema scolastico italiano, e hanno scelto proprio il Volta proprio perché per la fama, per la metodologia inclusiva grazie alla tecnologia e alle metodologie messe in atto dal team di sostegno, proprio per vedere queste buone pratiche che si mettono in atto in questa scuola. Gli studenti tedeschi, tutti iscritti all'indirizzo in scienze sociali, hanno svolto le attività in modalità di alternanza scuola-lavoro, la cui progettazione è stata sviluppata dai docenti del Volta. Durante il regolare svolgimento delle lezioni in aula e in laboratorio sono stati quindi impegnati in un'osservazione partecipante degli studenti dell'Istituto di Piscille con bisogni educativi speciali sviluppata nel loro contesto di apprendimento. Loro sono arrivati nel nostro istituto proprio per poter conoscere il modello di inclusione italiana e noi lo stiamo sviluppando in questi giorni attraverso un'osservazione diretta, in maniera strutturata, attraverso delle schede di osservazione che noi abbiamo preparato per loro, proprio perché queste schede servono a poter introdurre il nostro modello di inclusione, che ha un orientamento biopsicosociale e quindi il rapporto tra la disabilità e una condizione ambientale. L'attività ha previsto anche diversi workshop, uno in particolare sull'autismo, curvato all'interno di un progetto di robotica educativa, mentre altri sono stati dedicati alla conoscenza del modello italiano di inclusione e a diversi aspetti che riguardano per esempio il PCTO degli studenti con bisogni educativi speciali. Siamo stati accolti molto bene e il progetto per noi è molto molto interessante perché in Germania stanno adesso muovendo in questa direzione inclusione, quindi siamo molto molto interessati a questo progetto e quello che viene fatto qui in questa scuola, soprattutto oggi il progetto anche con i robot che hanno sviluppato, diciamo, gli studenti della scuola.